Sono Rocco Bras nel cespuglio, nel cespuglio, nel cespuglio. Immagino. Ah, la truffa ecclesiastica. Sexual continuity and some language. YouTube è già scalo, YouTube è già scalo, in cerca del content. Salve ragazzi. Salve, buonasera, di cosa si tratta qua? Noi siamo dei cadri mandati qui dal Vaticano. Allora si tratta di Doyol. Delle news interessanti qua per il nostro canale di Plank. Presto porteremo il Signore Dio nostro Signore qui in città per salvare tutti i nostri fedeli. Ma lo sai che questo è uno scandalo? Aspettate, faccio una chiamata un secondo. Pronto? Radio Maria? Sì, salve, sono già scalo, relazione local team. Salve. Ho parlato con i vertici di Radio Maria. Sarei interessato nel caso a rimanere in contatto per magari dei servizi di reportage, per un reportage da dare all'altissimo Papa Francesco. Assolutamente, so, per me sarebbe un onore e un piacere per tutta la nostra chiesa. Mi piacerebbe vedere anche il vostro lavoro da missionario un po' dietro le quinte delle chiese. Sì, iniziate, arrivo subito. Va bene. Iniziamo. Benvenuti. Grazie, in questo nuovo reportage. Il numero è 555-19 va bene, andiamo alla 04. Grazie per il 6-1, Frank. Grazie, Abby. Si fa lo stesso. Grazie, bro. Vieni, vieni. Ma se ci facciamo trovare così? Ah, dici. Ma questa era la truffa, Hank, per ricattarli. Ok. Vedi, farci trovare nudi e poi fargli delle foto. Quite genius, devo dire, quite genius. Nell'ospedale, tra l'altro, che qui non avrebbero mai pensato. Certo. Grazie, Fracon. Grazie per il prime. 555-19. Carlo, senti un attimo. Mettiti il giubbotto, tieni, te lo do. Te lo do. A te che c'è adesso? Sua Eminenza? Sì, mi dica. Sì, salve Sua Eminenza, devo dire. Carlo. Io ho qua una cosina che ci metterò 10 minuti, un quarto d'ora. Le volevo dire, dopo le mando un posto dove prendere, diciamo, i soldi per i fedeli, ecco, per i bambini del ghetto, va bene? Buonasera, io. Va bene, va bene, allora mi faccio sentire io. Sì, grazie, Gabbo. Va benissimo, grazie Eminenza. Arrivederci. Oh, mi ti voglio bene, non scammarmi la sub. Bel montaggio. Ok, l'ecclesiastico, dico prima portone a sinistra e poi prima portone a sinistra. L'accolgo io. No, tu devi essere qua. Sì, perché saremo. No, saremo entrambi nudi con la videocamera in mano. Ah, li volevamo dare i soldi all'ecclesiastico per i bambini poveri. Capisce? Ok, la capischi. No, metti a te, che è ben messa. Sempre a tirare dei soldi. Aspetti che chiamo un secondo. Sì, eccoci, siamo pronti. Allora, le coordinate sono: entrata dell'ospedale, primo portone a sinistra dell'ospedale e poi primissima porta a sinistra, c'è il nostro ufficio. Venite tutti. Sinistra. Subito a sinistra, doppia porta, entrate subito una porticina a sinistra dove abbiamo gli uffici. Siamo arrivati. Celebri uffici. Ok, siamo pronti. Uno sgabuzzino. Cazzo le metto. Orzacchiotto e Pino Daniele. Pino Daniele, sì. Non erano i glow sticks. Glow sticks. Ma, no, glow sticks sono un ballo. E non posso mantenerli entrambi, scemo. Pino Daniele. E cosa non devo fare io? Cosa devo mantenere? Sticks. Esatto. Oh, perché la luce è fantastica. Prego. Eccoli, tre famosi ecclesiastici nel bagno con un ragazzo. Nel bagno con un ragazzo nudo. Oddio. Quattro ragazzi famosi ecclesiastici nel bagno con un ragazzo. Scoop esclusivo all'interno dell'ospedale del Cini di prostituzione. No. Vada.
Grazie Nemesi. E poi non riuscivamo a uscire perché gli altri entravano e noi uscivamo. Bello, molto bello. Malfattori! Malfattori! Via, basta, via, Malfattori! Che cazzo! La bomba mobile, la truffa della bomba mobile. Ogni cosa che si fa è una truffa, però. Sì, sì, infatti, è che la truffa della cena fuori. Non male, venga, e gli diamo il riscatto. Domani, bellissimo, seconda parte. Spam di cuori viola in chat, grazie. Grazie a te, scompagnoni. Grazie, caro. Grazie per questo super content. Aspettiamo la parte di domani. Aspettiamo la parte di domani. Così da fare un refreshino. Grazie, bro. Grazie, scompagnoni. Van tutti via. La truffa ecclesiastica. Orco. Va bene, va. Grazie, guarda, Contax. Perché se no mi dovrei vestire di nero. Lasciate stare, che dico? Siamo arrivati qua, alla truffa ecclesiastica. Grazie, Contax. La bomba mobile. La truffa della bomba mobile. La buttiamo a mare, venga. E gli diamo il riscatto. Tu vedi, Hank? Sì, sì. Questa era la fine della parte 1. Vediamo la parte 2. Vabbè, la divisa in 4 parti. La buttiamo a mare? No. Sì, sì, sì. E venga. E gli diamo il riscatto. Sì, salve. È successo un tipo proprio. Questo è il mondo della vita reale, non è il mondo dei films e del Vaticano. Volete non essere sputtati dal mondo della Chiesa? Bene, adesso io ho degli scatti compromettenti vostri. Sì, ma questo l'opinione pubblica non lo saprà mai, con tutta la sua congregazione. Ne parleremo molto volentieri, ne parleremo. Guardi, mi farò risentire io, ne riparleremo. Non vedremo cosa diranno i giornali, Barbara D'Urso e l'opinione pubblica nei riguardi della Chiesa. È sempre un piacere fare affari con lei. Lei è diventato ufficialmente un malavitoso. Alla prossima. Toxicity. Eccolo, questa è la truffa, Hank. Mi riprenda, carichiamola su Twitter, dai, papà mobile a mare. Vai, spingi, spingi. Papà mobile a mare, papà mobile a mare. Qualcuno questi infatti. Andiamo a fare questa alla fine, dai. Non ho capito, cioè gli avete messo la papà mobile a mare con le foto? Sì, abbiamo fatto un reportage di... cioè abbiamo truffati e poi abbiamo anche buttato la papà mobile a mare per mettere tutto su internet. Quindi ora c'è la grande tensione dal mondo ecclesiastico. Pronto? Sì, pronto. Dica. Vogliamo parlare tranquillamente? Sì, sì, possiamo parlare. Senza Ciro, eh? Senza Ciro. Quanti siete? Ciro era uno che mi ha chiamato, Ciro. Mi ha chiamato questo Ciro e ha detto che era un papa. Io ho scoperto che non era uno dei papi. E non sapevo, cioè uno del Vaticano. Non sapevo se questo Ciro era con la polizia o con la mafia. Per cui ho detto, venite da soli senza questo Ciro. Ok, ci troviamo, sa dove? Al molo della ruota panoramica, va bene? Ah, va bene, va bene. Da 5 minuti, arrivederci. Va bene, va bene.
farlo, vedete. È per due, per far andare più veloce, ragazzi. Lasciate stare, vedete. E qua dovevamo incontrarci. Però avevamo già dei sospetti. Pronto, dove siete, ragazzi? Ah, mi brucia un po'. Fammi la parcheggio da me. Pronti per scappare, eh? Mettiamo la macchina sotto, no? Sì, io ti dico dove andare la macchina, guarda. Io aspetterei. Qua nell'angolo, qui. Sì, sì, ecco. Vedi, non ci hanno visto. Ecco, ecco, ecco i membri del clero. Salve! Salve! Venite anche in fondo, prego. Andiamo qua, questa persona. Vai, retromancia, retromancia. Esatto. Vedi? Vedi Hank? Ho visto, cazzo. Sì, sì, ho visto. Mm-hmm. Abbiamo inculato. No, no. Oh. Cazzo, vai. Sì, sì, sì. Ma stavo avendo una cosa più... Ma questi ci hanno fatto... Questi che... Vai, 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 ma scappa, scappa. Sono in contatto con la polizia. Sono in contatto con cazzo, la polizia. Vai subito a sinistra, vai subito a sinistra. No, no, fammi fare. Ma sono in contatto con la polizia, gli ecclesiastici. Ma non la polizia quelli. E chi sono? Chi è? Vai, 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 seguimi da questi. Vai, 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 destra, vai, destra. Sinistra, subito sinistra. Il video se li stiamo segnando. Subito, destra, destra, subito destra. Vai piano, vai piano, vai piano. Io li posso puntare perché sono solo gli ecclesiastici, eh. Non so che si può fare dalla macchina. No, no, vai, vai, vai in una parte in un vicoletto. Io grazie, Arianna. Non ho la pistola io. Ce l'ho io, ce l'ho io. Vai, entra qua, entra qua. Lo seminato, lo seminato. Fermati, fermati. Fermati, fermati, fermati. Ma che mi fermo che ce l'abbiamo in culo? Sì, ma gli ecclesiastici da soli non fanno niente. Ecclesiastici. Ma sì, ma il mondo non è tutto da seffiori, ma li visti erano tutti. Ma con chi stavano questi ecclesiastici allora? Carlo, questi qua erano tutti un team, sono tutti un team questi qua, non c'è fatto. Il team caso degli ecclesiastici? Sì, sono tutti uniti, non c'è fatto caso. Se c'è fatto caso, tutti col dolce vita, nero, figa, sono vestiti tutti uguali. Mannaggia la puttana, mi fa cambiare. Li chiamo. Cosa, fermati che ci scuoiano questi. Sì, secondo pronto, te... Sua Eminenza, ma cosa volevate fare? Ma ci ha preso per dei rincoglioniti, Sua Eminenza? Vuole mettersi contro di noi? Sua Eminenza, lei è venuto con altra gente e ci stava anche inseguendo, Sua Eminenza. Non credo proprio, non credo proprio. Perché non mi ha, perché non mi ha risposto prima, Sua Eminenza? Sei arrivato solo ora, Sua Eminenza? Voleva farci la pelle, Sua Eminenza? Manovra con la macchina e con le pistole, che bella manovra. Sua Eminenza, lei non me la racconta in maniera giusta. Vado a prendere l'acqua. Volevamo fare affari con lei, ma... Ma secondo te, io sono stupido. Grazie, allora ci rivediamo con gli ecclesiasti. No, no, alla diga, alla diga, eh? Sì, alla diga un par di pane, così ci fanno una big stesa. Vai a no, no, perché abbiamo l'iGram, vediamo con che mi hanno detto che macchina vengo e da lontano non riusciamo a capire che macchina. Ma Andrea Due Perre parla normale. Il discorso prima che andiamo alla diga. La vita è una, noi possiamo mai perdere la vita. Te ti fidi troppo di tutti, sei un bonaccione, ma scusami. Ma dove ti regoliamo, regoliamo una volta per tutti con gli ecclesiasti. Io sono di Milano. Regoliamo. Non c'è il per due, ragazzi. Con gli ecclesiasti. Grazie, Villo. Fanno poi, fidati, fidati che con la mia testa non ci fanno. Allora non prendo nessun. Allora facciamo una cosa, ti fidi di loro? Io non prendo nessun ferro, vengo disarmato. Va bene, va bene. Sì, sì. Allora richiamo, vai alla riga. Allora, tra 3 minuti ti dirò la posizione, venite da soli perché siamo con molta gente. Grazie, molta gente armata, io vorrei solo parlare con voi e se fate uno scherzetto come l'altra volta salta tutto, non ci incontriamo più, io mi ricorderò con tutti i nostri scagnozzi di voi. Questa macchina ci potrebbe far comodo, eh. La prendo io? No, io prendo la mia, te ti presenti lì con quella. Ok. Ti seguo. Ma come salgono? Noi gli spariamo in testa, figlio.
Che dici? Ma no, noi basta vederli. Se loro vengono in più di una macchina, noi scappiamo e non ci fidiamo più di loro. Li chiamerò anche perché tu non hai un'arma. Li chiamerò e gli dirò: andate a far culo. Aspetta, li chiamo. 401, siamo alla diga. Una macchina sola. Ah, ok, ok, va bene. Arrivederci. Grazie, mi raccomando, te non pisciarti in mano, non esitare a prendere la pistola, te l'ho data per sparare, non per fare le macchine. Sì, lascio in te, guarda a sinistra e guarda a te. Io devo andare, guarda. Comunque, scusami, con tutto il casino che hanno fatto, ma che ci dobbiamo collaborare con loro? Grazie, te no. Ecco, stanno arrivando, li vedi, a sinistra? Sì, sì, li vedo. Stanno venendo veloci. Ferma la macchina, no? Ferma la macchina. Venite a piedi con le mani in alto. Con le mani in alto. Io sono povero prego. Anche gli altri, anche gli altri. Ma lui può stare qui, guardi, non. Vai io alzare le mani a quel coglione. Non ne facciamo niente, sa che in macchina. Abbiamo paura di altre cose. Venga. No, no, in macchina non lo fa salire, No, in macchina non. Sali. Prendi la pistola. Sali qua. Muoviti. Volete risolvere? Sono disarmato. Non mi faccio nulla. Allora, io non c'entro nulla in questa situazione. Me ne fate andare via, sì o no? Tanto scendi un par di palle, voi mi state sparando, tossici. No, te mai ti ha ammazzato l'amico, figa. Per una papa mobile di merda, ve la ficco nel culo io la macchina, la prossima. Ma che monta. Oh, mi stanno sparando, guarda. Stiamo scendendo. Grazie, Vitor. Bella Andre, dove sono i vestiti da gelataio? Oh? Mamma, fortuna stavi da sbagliare. E strada al cagiano è risciut. Ma ci siamo mai innamorati. Mamma, fortuna stavi da sbagliare. E strada al cagiano è risciut. Ma ci siamo mai innamorati. È finita malissimo. Oh? Ottima colonna sonora, bravo Elito. Non ti sento, le lacrime stanno coprendo la tua bocca. Dillo senza. Perché ci hanno poi portato in caserma, ci hanno rianimato e portato in caserma arrestati. Oh, mi sta picchiando. Aiuto. Mi ha tesserato a casa, vai a fare il culo. Sì, sì. Grazie a Tossico. Ti ha pensato ad una perquisizione, signor? No, senza il mio avvocato no. Dobbiamo effettuare una perquisizione. Ma mi perquisisca tutto, che sono bello caldo. Grazie, vorrei stare qua da te. Fammi un po' sfilare, scusa, fammi uscire da successo. Grazie Samu. Ciao, ovvio, un saluto grande. Da solo? Vai, mi sfilano. Vai. Ma stiamo giocando. Io sono Giordano Fagiano, stylist. Ma scusatemi ragazzi, ma comunque io non sono innocente di una prova locale. Esatto. Allora, scusatemi, E dove la prova con te? Me la dovete dire voi, mica io. Italian stylist from Milan. La lascerei uscire solamente per tutto sfidato, ragazzi. E allora ce lo devi dire lei. No, io sono innocente fino a una vostra prova con te. Ma noi l'abbiamo. Posso vedere?
No, no, non è il caso. Grazie a me. Pino Daniele! Pino Daniele è un grande cantante. Chi stai, Carlo? Pure la polizia dicono a Milano. Guarda sto tossico! Scegliete voi. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrice, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Grazie, belle. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di tre pezzi a rate e ricopritela con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoie in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro. Scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Grazie, Fabio. Io ho scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Spada di cuori viola in chat, grazie. Nice. Bravo Stefano. Allora, scompagnoni, ti do, grazie Massimo Pagliari, ti do il VIP. Ehi, hey, bentornati su Breaking Italy, questo è un Breaking Italy del giovedì, aspettate. Buonasera. Buonasera, sai. Ti do il VIP per... Ehi, hey, guarda. Tu hai visto il video Shy dice ehi? Non mi ricordo come si chiama. Va bene, però devi fare altri montaggioni, grazie con live. Non si chiami così, non ti chiami così. Non ti chiami così. Quando saprò come ti chiamerai ti metterò il VIP. No, altri montaggioni, altri montaggioni. Porco Giuda. Porco Giuda.